Consigli utili della polizia di Assogomme agli automobilisti che si metteranno in viaggio. Sentiamo Valentina di Virgilia. Per regola dovrebbero essere cambiate 2 volte all'anno. Su questo ci sto attenta, insomma, ecco. Adesso l'ho cambiata 4 mesi fa. Ma non tutti gli italiani sono così diligenti, eppure in questo periodo dell'anno qualche regola base può salvare la vita. Prima di partire controllare la pressione, controllare che le gomme non siano usurate, che la battistrada sia norma. Abbiamo sicuramente ormai percepito quante volte la gomma può diventare un elemento di concausa in un incidente. Sono le più delicate, pure le più trascurate. Gli italiani non gonfiano le gomme, più del 50% non gonfia le gomme, unitamente a un urto contro una buca, un marciapiede, uno spigolo vivo. Il risultato può essere lo scoppio, soprattutto in una situazione come questa, d'estate, un taglio sul fianco, un rigonfiamento, un'ernia, un bozzo. E immediatamente occorre andare dal gommista e sostituire quella gomma, perché è una gomma pericolosa. Su 6.500 controlli effettuati a maggio e giugno dalla Polizia Stradale in Liguria, Sicilia e Lazio, il 12% presentava gomme non in regola. Ecco i difetti: il 2,5% pneumatici lisci, il 4,3% danneggiati con un triste primato per il Lazio, quasi il 5% non omologati, cioè tarocchi comprati per vie illegali e non controllati, quindi ad altissimo rischio. Lo scorso anno il fenomeno in crescita era di appena lo 0,8%.